Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Simone, Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Maestro e il Signore, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Parola del Signore. Rimaniamo per alcuni istanti in preghiera silenziosa, ricordando le parole che Gesù ci ha appena detto. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Carissimi, innanzitutto ringraziamo la Trinità Santissima che ci ha chiamato oggi qui e voglio chiedere a Dio che intervenga con potenza attraverso le mie parole, attraverso questa messa, perché veramente tutti ci possiamo oggi convertire, possiamo essere veramente trasformati in questa messa dal Signore Gesù. Vedete, Dio è infinitamente grande, infinitamente grande. Oggi stavo meditando questo proprio nella messa crismale. Dio è super, super realtà, super, super onnipotente, super, super grande. Di fronte a Dio, che è infinitamente più grande di tutto l'universo, pensate, noi che cosa siamo? Già noi che stiamo qui
già che siamo un nulla di fronte a tutta l'Italia, siamo ancora meno di fronte a tutta l'Europa, siamo ancora meno di fronte a tutto il mondo, cari fratelli, ma che siamo noi poi di fronte a tutto l'universo? Siamo nulla di nulla di nulla di nulla, cari fratelli, ma poi l'universo è un nulla di fronte a Dio. Quindi che cosa siamo noi di fronte a Dio, cari fratelli? Ci rendiamo conto di questo? Dio è infinitamente grande, noi siamo un nulla di fronte a Dio. Però, cari fratelli, Dio vuole venire in noi, Dio vuole agire nella nostra vita, vuole entrare in noi, ci vuole santificare, ci vuole convertire, cari fratelli. Guardate, è una cosa che se uno ci riflette veramente lascia proprio stupiti. Dio infinitamente grande vuole entrare in ciascuno di noi, vuole agire nella nostra vita, cari fratelli, sappiatelo questo, eh? E Dio per agire attraverso di noi si serve in particolare della Eucarestia. Attraverso l'Eucarestia proprio Dio infinitamente grande viene in noi e ci trasforma, ci deifica. Ecco ragazzi che vi preparate alla prima comunione, eh? Questo sappiatelo, attraverso l'Eucarestia Dio viene, vuole entrare in voi. Diceva un grande padre della Chiesa, Dionigi Areopagita, che l'Eucarestia è il sacramento dei sacramenti perché realizza la nostra deificazione, unione con Dio. Cioè l'Eucarestia ci trasforma in Dio. Pensate un po', cari fratelli, eh? Attraverso l'Eucarestia Dio ci unisce a sé, Dio viene in noi, Dio vuole agire attraverso di noi. San Giovanni Damasceno, che è un altro santo, un padre della Chiesa, diceva che l'Eucarestia rende presente Gesù nelle sue due nature, umana e divina, e unisce noi stessi a Dio. Vedete, per l'Eucarestia noi partecipiamo alla divinità e all'umanità di Cristo e assumiamo la divinità del Figlio di Dio. Pensate un po', con l'Eucarestia voi venite deificati. Vedete, dice poi appunto questo grande santo, ecco, ci invita a ricevere l'Eucarestia con grande fede, perché possa veramente santificarci, ci possa far partecipare a Dio, che è un fuoco infinito di santità. San Tommaso d'Aquino afferma che attraverso l'Eucarestia Cristo trasforma in se stesso colui che se ne ciba, secondo le affermazioni di Sant'Agostino, il quale, ecco, a nome di Cristo dice: io sono il cibo dei grandi. Cioè Gesù lo dice nell'Eucarestia a noi: io sono il cibo dei grandi, cresci e mangerai me. Tu, ecco, tu ti muterai in me. Cioè quando noi mangiamo qualche cosa, no? Quello che mangiamo viene trasformato in noi. Invece quando mangiamo l'Eucarestia siamo noi che veniamo trasformati in quello che mangiamo. Perciò dice Gesù: non sarai tu, uomo, a mutare me in te, ma io, appunto, muterò te in me. Vedete, l'Eucarestia ci trasforma in Cristo. L'Eucarestia, come dice San Tommaso, è cibo che ha la virtù di deificare l'uomo e che lo inebria di Dio. Vedete, l'Eucarestia, deificazione dell'uomo. Ricordatevelo, ragazzi, eh? Questo è fondamentale in questi tempi. Noi vediamo tante cose strane, magari peccati, tanto male, però la nostra forza più grande è Dio che viene in noi e vuole fare meraviglie nella nostra vita. Vedete che in questo giorno ricordiamo
Gesù che istituisce il sacerdozio. Sacerdozio è istituito in maniera particolare per la celebrazione dell'Eucarestia. Ricordatevelo bene questo, Sacerdozio in particolare per la celebrazione del sacrificio eucaristico, perché attraverso l'Eucarestia la Trinità venga in noi e si possa manifestare in noi come si è manifestata in Cristo e nei Santi, si manifesti in noi nella carità. Avete sentito oggi nel Vangelo Gesù come ci ha dato un esempio di carità grande, perché noi con la forza dell'Eucarestia possiamo fare come ha fatto Gesù. E vedete che una preghiera della Santa Messa di oggi, sapete che dice? O Dio che ci hai riunito per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Vedete, dall'Eucarestia noi abbiamo la pienezza della carità. Dall'Eucarestia attingiamo la perfezione della carità, perché viene Dio in noi nell'Eucarestia, che è perfezione assoluta, infinita di carità. Attraverso l'Eucarestia la Trinità viene in noi per manifestarsi in noi, perché noi possiamo seguire Cristo. Vedete, Gesù ci ha detto: vi ho dato l'esempio perché anche voi facciate come ho fatto io. Come facciamo a fare come ha fatto Gesù? Lo facciamo perché Dio viene in noi, perché Gesù viene in noi e ci dà la forza di fare come Gesù. Cari fratelli, ricordatevelo sempre, ragazzi, ricordatevelo sempre questo, Quando vi troverete in difficoltà nella vostra vita, sappiate che dall'Eucarestia, ricevuta bene in grazia di Dio, avete la forza di superare tutte le difficoltà e di seguire Gesù sulla via della croce. E vedete, cari fratelli, che la Trinità, ricordatevelo bene, la Trinità infinita onnipotente vuole venire in noi, vuole fare meraviglie in noi, vuole compiere anche miracoli in noi. Sappiatelo bene, cari fratelli, E vedete che la Trinità già compie miracoli attraverso di noi. Perché? Perché ogni Eucarestia è sommo miracolo. Ogni Eucarestia è sommo miracolo. Dice San Giovanni Damasceno che appunto è Dio stesso nella sua onnipotenza che compie e realizza la transustanziazione nell'Eucarestia, cioè Dio che trasforma il pane e il vino nel corpo e sangue di Cristo. L'Eucarestia è sommo miracolo. Vedete, diceva Papa Leone XIII, a ristorare negli animi il vigore e fervore della fede, nulla è più atto che il mistero eucaristico, che è detto per eccellenza il mistero della fede, come quello nel quale tutte le cose soprannaturali, con una singolare abbondanza e varietà di miracoli, sono comprese. Vedete, nell'Eucarestia c'è una singolare abbondanza e varietà di miracoli. Perciò, dice il Papa, se tutto quello che Dio fece di soprannaturale lo riferì all'incarnazione del Verbo, in virtù del quale si doveva riparare appunto la salvezza del genere umano, secondo il detto dell'Apostolo, ha stabilito di riunire in Cristo tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono in terra. Vedete, l'Eucarestia, per testimonianza dei padri, deve considerarsi come una continuazione e un ampliamento della incarnazione. Cioè Gesù continua la sua opera attraverso l'Eucarestia. Attraverso l'Eucarestia, ecco, la sostanza del Verbo incarnato si unisce coi singoli uomini e si rinnova mirabilmente il supremo sacrificio del Golgota, cioè della croce, come preannunziò il profeta Malachia: in ogni luogo si sacrifica e si offre al mio nome una offerta pura. Questo miracolo, attenzione bene,
questo miracolo che è massimo nel suo genere è accompagnato da innumerevoli altri miracoli, perché nell'Eucarestia tutte le leggi della natura sono sospese. Tutta la sostanza del pane e del vino si converte nel corpo e nel sangue di Cristo. Le specie, cioè gli accidenti del pane e del vino, senza appoggio alcuno, sono sostenute dalla potenza divina. Il corpo di Cristo si trova contemporaneamente in tutti quei luoghi nei quali si compie simultaneamente il sacramento dell'Eucarestia. Vedete, cari fratelli, quanti miracoli ci sono nell'Eucarestia, cari fratelli. Affinché poi si faccia più intenso l'ossequio dell'umana ragione verso così grande mistero, vengono come in aiuto i prodigi fatti a gloria di esso in antico e anche a nostra memoria, dei quali in più luoghi vi sono pubblici e insegni e monumenti, cioè i cosiddetti miracoli eucaristici, cari fratelli, miracoli eucaristici che ci sono anche nelle nostre zone. Appunto a Lanciano si sono verificati 2 miracoli eucaristici, cari fratelli. L'Eucarestia è sommo miracolo e ha un valore infinito per la nostra salvezza e deificazione, cioè per trasformarci in Cristo, per trasformarci in Dio. Il sacrificio eucaristico, memoriale della morte e della resurrezione del Signore, nel quale si perpetua nei secoli il sacrificio della croce, è culmine e fonte di tutto il culto e della vita cristiana. L'Eucarestia è il momento più alto del culto cristiano e della vita cristiana ed è la fonte di tutta la nostra vita, perché è lo stesso sacrificio della croce, cari fratelli. Vedete che cosa straordinaria, quanto è grande l'Eucarestia, cari fratelli. Ogni santa messa ha un valore oggettivamente infinito, cari fratelli, e ha una singolare efficacia spirituale. Vedete che l'Eucarestia ci unisce in maniera particolare alla preghiera di Cristo per la nostra conversione, per la conversione del mondo, cari fratelli. Dobbiamo credere alla potenza della Eucarestia. E io chiedo a Dio infinitamente onnipotente che ci liberi da ogni incredulità, ci faccia credere veramente al mistero eucaristico nella maniera più piena, come credevano i santi. Vedete che se la gente credesse veramente pienamente al mistero eucaristico, le chiese sarebbero stracolme di persone. Ci vorrebbero i carabinieri, come diceva qualcuno, per la stragrande massa di gente che riempirebbe le chiese. Gesù Cristo, dice Sant'Alfonso, in terra non fece azione più grande di questa. Pensate un po', ogni santa messa celebrata viene offerta per la salvezza non solo di alcuni, ma di tutto il mondo. Questo, vedete, dice Sant'Alfonso, la santa messa è l'azione più santa e più cara a Dio che possa farsi, sia per la ragione dell'offerta, che è l'offerta di Gesù Cristo, vittima di infinita dignità, come per ragione di colui che offre, che è lo stesso Gesù, il quale offre se stesso per mano dei sacerdoti. Tutti gli onori che hanno dato a Dio gli angeli con i loro ossequi, o gli uomini con le loro virtù, penitenze, martiri ed altre opere sante, ricordatevelo bene, non hanno potuto essere di tanta gloria di Dio quanto una sola messa. Pensate un po', tutti gli ossequi, le preghiere degli angeli, tutte le azioni buone anche dei più grandi santi non sono così, ecco, preziosi, così importanti come la Santa Messa, perché tutti gli onori delle creature sono onori limitati, ma l'onore che si dà a Dio nell'Eucarestia, nel sacrificio dell'altare, poiché viene dato da una persona divina, cioè da Cristo, è un onore infinito. Vedete, come ho detto, l'Eucarestia ha un valore infinito. Perché? Perché azione di Cristo che è Dio uomo.
La Santa Messa è l'opera più santa, più cara a Dio, è l'opera che maggiormente placa l'ira divina contro i peccatori, è l'opera che più abbatte le forze dell'inferno, è l'opera che reca maggior bene agli uomini viventi e che apporta maggior suffragio alle anime del purgatorio. Questa finalmente è l'opera in cui consiste tutta la salvezza del mondo, cari fratelli. Pensate quanto è grande l'Eucarestia. Vedete, dice il Magistero della Chiesa, si deve insegnare ai fedeli che Gesù Cristo è Signore e Salvatore e che a Lui, presente sotto le specie sacramentali, è dovuto lo stesso culto di latria o di adorazione che si deve a Dio. Nell'Eucarestia c'è Dio, cari fratelli, proprio appunto per questo dobbiamo adorarlo. Dobbiamo adorarlo, ecco perché nella Santa Messa, quando c'è la consacrazione, bisogna inginocchiarsi. Lo dico agli uomini innanzitutto e poi anche a tutte le donne, dovete inginocchiarvi, siamo in tempi di grande incredulità, la gente tante volte viene in chiesa così, non si inginocchia, dice che questo è eccessivo. Davanti a Dio vi dovete inginocchiare, cari fratelli, risponderete anche del vostro comportamento in chiesa. Quando c'è la consacrazione bisogna stare in ginocchio, cari fratelli, in ginocchio. Perché? Perché è presente il Signore Gesù, Dio in mezzo a noi, cari fratelli. Dobbiamo inginocchiarci. L'Eucarestia che incessantemente ripresenta tra gli uomini il mistero pasquale di Cristo è la fonte di ogni grazia. Ecco perché, cari fratelli, vi invito a partecipare frequentissimamente alla messa. Pregate nella messa per voi, ma pregate nella messa anche per tutto il mondo, per le persone che portate nel cuore in maniera particolare, perché la messa ha una potenza straordinaria per il bene vostro, per il bene anche dei vostri cari, cari fratelli. Quindi venite alla messa, venite spesso all'Eucarestia, perché è la nostra forza divina per andare avanti, per testimoniare Cristo. Quindi vi raccomando tre cose: la preparazione alla messa, dobbiamo prepararla sempre meglio la messa, per questo la confessione va fatta bene. Quando abbiamo bisogno di confessarci, facciamola bene la confessione, cari fratelli. L'Eucarestia la dobbiamo preparare sempre meglio e poi dobbiamo viverla sempre meglio. Quando venite nella messa non dovete parlare, mi raccomando, lo raccomando ai ragazzi, lo raccomando a tutti, non dovete parlare in chiesa, il diavolo vi porta a parlare, vi porta a pensare a tante sciocchezze. No, dovete pensare a pregare, dobbiamo pensare al Signore, aprire il cuore nella messa, quello è il momento più importante, cari fratelli. Ricordatevi che ogni messa può essere l'ultima e la messa ci dà una forza straordinaria, perché se veramente quella messa è l'ultima, noi possiamo appunto morire santamente, cari fratelli. Vivere sempre meglio l'Eucarestia. Nella messa dovete pregare. Quando venite in chiesa dovete pregare, lo voglio sottolineare questo. Quanto è potente la nostra preghiera fatta durante la Santa Messa e dopo la messa imparate a ringraziare sempre meglio il Signore, cari fratelli. Sempre meglio dobbiamo ringraziare il Signore. L'Eucarestia, vedete, è un mistero grandissimo. Non ci dobbiamo mai abituare all'Eucarestia, ricordatevelo bene, eh? Quando venite alla messa, come deve essere ogni volta come la prima, ha una potenza straordinaria per il vostro, per il nostro bene, cari fratelli. E poi voglio raccomandarvi un'altra cosa. Fate la comunione spirituale quando non potete venire in chiesa, ma anche quando venite in altri momenti, imparate a stare in grazia di Dio, perciò confessatevi bene e poi fate la comunione spirituale. La comunione spirituale la potete fare anche voi, ragazzi. Adesso ancora non potete fare la comunione sacramentale,
voi che siete più piccoli, ma potete fare la comunione spirituale. Appunto, vi mettete in grazia di Dio quando vi fate la confessione e poi fate la comunione spirituale, perché Gesù anche con la comunione spirituale viene in voi e vi dà tante grazie, vi porta la sua vita divina, cari fratelli. Apriamo il cuore all'Eucarestia, perché attraverso l'Eucarestia possiamo vivere in pienezza il Vangelo. Ricordatevi che il Vangelo ci chiama ad essere Cristo. Avete sentito oggi Gesù che cosa ha fatto? Alla fine che cosa ha detto? Vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi. Che cosa significa questo? Significa che Gesù attraverso l'Eucarestia viene in noi per continuare in noi la sua opera, cari ragazzi. Voi potrete fare le opere di Cristo se credete veramente a queste parole, se credete a quello che dice la Chiesa. Vedete, i santi ci hanno creduto e hanno fatto meraviglie. Il Signore ha fatto meraviglie in loro e Dio le vuole fare anche in voi queste meraviglie, ragazzi. Le vuole fare in ciascuno di noi. Allora ringraziamo Dio infinitamente onnipotente, offriamogli la nostra vita e concludiamo rivolgendo una preghiera alla Madonna perché dal cielo interceda con potenza per noi presso Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,